ragazzi, un'altra degustazione. Oggi siamo con Donna Fugata, con Baldo, Maria Palermo, un po' di ospiti, alcuni sono stati precettati come Michele. Adesso faremo un giro di presentazioni. Parto dai nuovi. Io vi introduco Marco. Marco è un mio carissimo amico, un sommelier ice, compagno di giocatine di golf. Marco solitamente si presenta molto sottotono, però posso dirvi che buona parte delle cose online che vedete in giro in rete, se funzionano bene, è per merito suo. Le grosse strutture, quelle che presuppongono connettività importanti, stabilità, lui è l'uomo del dietro le quinte. Marco, che altro posso aggiungere? No, troppo buono, quindi niente, mi occupo di informatica, quindi faccio tutt'altro nella vita, ma da qualche anno ho scoperto questa passione, che è la passione del vino, e che ci lega con Maurizio, oltre al golf, sul quale non so su quale delle due passioni devo imparare di più, se più sul vino o più sul golf. Tranquillo, oggi ti diremo una bella sgrossata. Passa a Maurizio. Maurizio, te oramai ti conosciamo, poi sei diventato noioso, ti conoscono tutti, per cui vai, presentati. Va bene, io sono Maurizio Valeriani, sono un giornalista enogastronomico, 20 anni di esperienza nello scrivere di questo settore, cioè riguardo alla ristorazione, alla gastronomia e al vino, ovviamente esperienze anche in diverse guide di settore, di ristoranti e di vini. Sono nei concorsi mondiali più importanti, sono presidente di giuria del concorso mondiale di Bruxelles, concorso mondiale del Sauvignon e Grenache du Monde. Sono docente per alcune organizzazioni e associazioni di sommelier, e infine, per ultimo ma non da ultimo, sono direttore di una testata che si chiama vinodabere.it, dove ovviamente scriviamo molto di vino ma anche di ristorazione. Passo, Michele, ti tengo come dulcis in fondo, eh? Passo a Mauro. Mauro Pellegrini, che Mauro era molto preoccupato, lo vedrete me accendere e spegnere il telefono, perché mi ha detto giovedì, ma io giovedì ho le due pesti in casa, ma siamo sicuri, qua sentiremo urla, frustate, cose varie. Ha detto tu non ti preoccupare perché io ti clicco e ti silenzio. Mauro, io con Mauro ho avuto il piacere di... con Mauro ho avuto il piacere di condividere un corso sui vini naturali, e ho scoperto che Marco, sì, Mauro, scusate, sul tema birra, dal mio punto di vista, non ha rivali, quindi lo volevo far mettere un po' in mezzo su un terreno forse un pochino più ostile. Oddio, anche di vino, devo dire che non sei male, però mi piaceva il tuo punto di vista. Io, Mauro, poi vi taccio, devo a Mauro una delle degustazioni più belle degli ultimi anni, che è stato lui che ha portato i ciccioli e il lambrusco, oltre a una serie di salumi delle sue parti, e devo dire che ho scoperto i ciccioli ed è stata per me un'esperienza unica. Mauro, a te, presenti. Beh, guarda, grazie mille innanzitutto per l'invito, sono felicissimo. Io mi occupo, come hai detto, di birra, grazie mille anche per la presentazione che mi rende troppo onore, assolutamente. Sono contentissimo dell'esperienza che abbiamo fatto insieme. Ciccioli e Lambrusco per noi a Mantova, io sono di Mantova, sono una religione, cioè ci si cresce da bambino, vieni svezzato con maiale in ogni sua componente, chiaramente, e Lambrusco. Per cui, insomma, per me è stato un po' come portare il nettare di casa a disposizione del bel gruppo che abbiamo condiviso. Guarda, io faccio attività in particolar modo con la birra, con le birre, con qualsiasi tipo di birra che sia artigianale, quindi che sia non pastorizzata e che chiaramente non abbia a che fare con procedimenti di carattere industriale, però da buon degustatore chiaramente mi cimento su tutto, perché ci sono anche ottime birre pastorizzate, industriali, da poter descrivere per bene, da poter proporre alla grande. È un mondo, quello delle birre, in costante ascesa dal punto di vista
contenutistico e dal punto di vista della conoscenza. Io sono presidente di Unione Degustatori Birre, organizziamo corsi di degustazione, momenti di approfondimento, di conoscenza, in questi mesi per forza di cose anche masterclass e iniziative online, e mi fa molto piacere essere qui per approfondire un grande produttore, un grande vino, con una platea così diversificata e così intrigante. Michele, noi abbiamo tentato per l'ennesima volta di corromperti con quello che è il mio vitigno preferito, il Nerello Mascalese. Io ho un amore innato per il Nerello Mascalese. Il fatto anche che sia stato messo in fresco era per fare concorrenza alle birre di Mauro. Michele, tu come la vedi? Io non ti conoscevo, ma tu insomma col vino... sei quasi un pro, insomma. No, ma pro è troppo. Sono uno a cui piace il vino, e poi a forza di frequentare persone che conoscono molto bene il vino impari tante chicche e impari anche a saperlo assaggiare nel modo giusto, saperlo gustare, saperlo dosare, ecco, penso sia l'elemento essenziale. E come dicevo l'altro giorno, io sono come una macchina, faccio tanto al litro. Allora, dato che tu l'altro giorno mi hai detto: ah, Michele, tu mi hai contestato che dura troppo a lungo la diretta che facciamo sui vini, perché io, come ogni macchina, se tu mi dai un litro, anzi 750 cl, faccio tot, poi se tu me ne dai ancora di più io vado avanti, faccio anche dirette di ore e ore e ore. Era soltanto una per stimolarti a farmi avere questi splendidi vini che abbiamo assaggiato, e oggi sono convinto che, conoscendo Donna Fugata, si berrà alla grande. Vado Baldo, allora Baldo, lascio a lui la presentazione. Io spero di averti dato un gruppo di persone stimolanti, perché dovremmo convincere Mauro a bere vino piuttosto che birra. A me, col Nerello, sai bene che hai gioco facile. Io ho avuto modo di conoscere Baldo giù a Marsala, un'esperienza molto molto interessante, una cantina, una bottiglia che veramente ti lascia a bocca aperta, e poi questa esplosione di colori. Vai Baldo, a te il microfono. Grazie. Allora, non ho la pretesa di convertire nessuno, e neanche Mauro, dalla birra al vino, anche perché già immagino che Mauro, se è una persona curiosa come lo è per la birra, sarà felice di applicare la sua curiosità a tante altre cose, e tra queste al vino. Io sono da 20 anni a Donna Fugata, oggi sono il responsabile delle pubbliche relazioni, e quindi spesso racconto il vino, ecco, non lo faccio ma lo racconto, che forse per me è sicuramente molto più facile. E qui è anche facile, oggi parliamo di Etna, quindi abbiamo un sul Vulcano Rosso, che è il nome di questo vino. Io, se permetti, già mi verso un sorso, così ci bagniamo le labbra, permetto. Entriamo nel vivo. E l'Etna è uno dei territori per ora, per certi versi, maggiormente sotto i riflettori, non solo della critica nazionale ma anche di quella internazionale. La Sicilia, per fortuna, è sulla mappa dei grandi vini del mondo già da quasi 20 anni, ma l'Etna è stata una delle più belle conferme che hanno aiutato ad accreditare la bella reputazione che già aveva la Sicilia, quindi in qualche modo è stato un ulteriore motivo di interesse di tutta la critica enologica e di molti consumatori per la Sicilia, quindi è molto importante. E quando parliamo di Etna parliamo di una viticoltura di montagna che in Sicilia non ha altri paragoni, quindi nell'immaginario comune la Sicilia dà vini molto caldi perché il clima è quello ed è quello che ci si aspetta dalla nostra latitudine, però l'Etna invece ci dà qualcosa in più, perché oltre al sole che fa maturare bene le uve, abbiamo anche delle temperature più miti e fresche, delle buone escursioni che sono date dal fatto che i vigneti sono in altura. Per esempio, i nostri vigneti sono tra i 730 e 750 metri sul livello del mare, e questo
è molto importante per il ciclo di maturazione dell'uva e quindi per la qualità proprio dell'uva e del vino che ne verrà fuori. E e poi in Sicilia spesso le annate sono molto asciutte, sull'Etna invece c'è il problema opposto, cioè che possono essere anche un po' troppo bagnate. Ecco perché, per esempio, alcuni produttori, noi tra questi, hanno scelto il versante nord dell'Etna, perché la Doc Etna va dal nord all'est al sud, la Doc non abbraccia la parte ovest del vulcano, ci sono tanti produttori di qualità, noi abbiamo scelto di piazzarci a nord e i nostri vigneti sono tra Randazzo e Castiglione di Sicilia, sono circa 18 ettari. Lì, guarda caso, per una serie di condizioni naturali, tra cui il fatto che ci sono i Monti Nebrodi a nord dell'Etna, che fanno un po' da barriera delle correnti che portano pioggia, ebbene sul versante nord piove di meno che sugli altri versanti. Quindi abbiamo il sole della Sicilia, il fresco dato dall'altitudine, più pioggia che in altre parti della Sicilia, ma non troppa come certe volte capita di averne in altre zone dell'Etna. Quindi si riesce ad avere uve molto ben mature, con una finezza particolare che è data dai terreni vulcanici e che giungono bene a maturazione. Ecco, questo è un equilibrio poi molto difficile da raggiungere, però l'uomo fa di tutto perché queste condizioni possano esprimersi con una sintesi migliore. Ecco, questo allora, è già un primo quadro. Se posso inserirmi un attimo, quanti di voi sono stati sull'Etna? Fare un giro per vigne, cantine. Maurizio, è inutile che te lo chiedo a te, te saprai pure i numeri civici di tutti quanti, perché per me è stata una bellissima sorpresa, soprattutto il versante nord, è una cosa veramente piacevole. Io ho scritto un articolo che era la mia Disneyland, perché veramente l'Etna è stata una sorpresa. Chi c'è stato? No, io sotto. Tu, Michele, sotto? Sì, no, nel senso che non sono mai salito, sono rimasto sempre alle pendici e non ho fatto il giro, cioè era che stavo a Catania, perciò siamo rimasti. Abbiamo degustato alcuni vini del luogo, però non siamo saliti, non ho visto. No. Mauro, tu? Idem come Michele, sempre, cioè sono stato sotto più volte per motivi soprattutto professionali, ho fatto qualche giro a Catania, Taormina e quant'altro, purtroppo non sono mai riuscito a salire e poi purtroppo con il problema, con il fatto che i birrifici in Sicilia ce ne sono ormai tantissimi, che sono più o meno sui 70-75 impianti, ma non ce ne sono in quota, non ce ne sono proprio sull'Etna, per cui è un giro che mi sono sempre diciamo prefissato di fare, ma che non ho mai fatto. Quella, diciamo, ottima scusa del vino, dell'andare a vedere i vigneti, sarà perfetta per il prossimo giro, quando si potrà fare, spero prima possibile. Lo sai, Michele, una cosa curiosa, parlando con Massimo Romeo Piparo, persona che tu conosci chiaramente, mi dice, quando ho detto, parlavamo di Sicilia, di vino, ho detto, ma io sono stato su dalle parti Passo Pisciaro, quelle parti lì, dice, ma io lì ci andavo a sciare. Ho detto, come a sciare? Cioè io ci sono andato, ho messo il telefonino, ti parlo di neanche estate piena, adesso non mi ricordo se era settembre, e a un certo punto il telefonino mi ha detto, tu non puoi fare fotografie a questa temperatura, per quanto faceva caldo. Pensare che in quegli stessi posti tu ci possa andare a sciare, ho detto, porca miseria, che varietà. Poi c'è stato qualcuno che mi ha raccontato, guarda che a livello del mare magari si coltivano, so, piante tropicali, frutti tropicali, e c'è la betulla in alta quota, quindi spazi dal tropicale all'alta montagna, una cosa curiosa. Tu, Marco, non ci sei stato, vero? Sull'Etna? No, anch'io sempre alle pendici, mai sull'Etna. Insomma, siete stati vacanzieri standard, tutto sommato. Baldo, questi dobbiamo cazziarli un pochino, sono stati tutti un po', si sono fatti Taormina, capito? A parte Maurizio, ho paura a passargli la palla a Maurizio perché ci fa sentire piccoli così, se l'è fatti tutti sicuramente. Mauri! Guarda, intanto questo ci... No? Questa zona dell'Etna, che appunto è la parte nord, quindi Randazzo, Monte la Guardia, la parte anche
abbastanza alta, è molto interessante, ma se andate anche agosto dormite con la finestra chiusa e anche con la coperta, anche oggi, quindi nonostante i cambiamenti climatici, tanto per darvi qualche indicazione sulle forti escursioni termiche di questo territorio incredibile, ovviamente anche questi resti di lava che vedete in giro per questi territori descrivono un po' un territorio di grande fascino. Donna Fugata ha avuto, secondo me, l'intelligenza di muoversi in ritardo da questo punto di vista, su due territori. Uno è appunto quello dell'Etna e l'altro, poi magari ce ne parlerà anche Baldo, è la zona di Vittoria. E quindi si è mossa un po' con ritardo, ma secondo me in maniera intelligente, aspettando di poter avere dei vigneti molto, molto adatti e non seguendo tanto troppo l'ondata, la prima ondata di moda. La conseguenza è questo vino che troviamo nel bicchiere, che io trovo oggi siamo forse, non so se la seconda o la terza edizione di questa bottiglia, credo, Baldo. La seconda, io ricordo di aver provato in anteprima il 16, quindi questo è il 17, e notiamo, secondo me, proprio quello che è l'espressione dell'Etna. Innanzitutto parliamo di un'annata che è la 2017, un'annata generalmente molto calda in giro per l'Italia, e qui il bicchiere invece non lo denota. Nel senso che sentiamo sentori molto freschi, succosi, speziati, iodio, una parte di cenere, una parte anche appunto che si lega un po' alla parte minerale del vulcano, questa succosità, questa bella succosità. Quindi quasi proprio a dire che in realtà il clima è molto diverso da altre parti d'Italia, seppure in una stagione abbastanza calda. Queste sono le differenze che poi in qualche modo configurano una vigna e un territorio in maniera diversa dal resto dell'Italia. Perché l'Italia è un po'... In realtà spesso si generalizza, no, sull'andamento delle annate. In realtà bisognerebbe un po' andare a vedere i singoli microclimi come sono comportati durante l'anno. Scusate, non voglio... No, Maurizio, se posso, ecco, collegarmi, certo, a quest'ultima cosa che hai detto e nello stesso tempo concedere le attenuanti generiche a chi non è stato sull'Etna, che, come si è confessato prima... diciamo che la Sicilia è veramente un continente e lo sa anche chi solo lo attraversa da turista, e quindi non ci dobbiamo neanche stranizzare che molti di noi conoscono alcune parti della Sicilia, ma non tutte, e a maggior ragione anche la Sicilia del vino. Però l'essere un continente della Sicilia ci dice che questa regione ha una ricchezza, una diversità che pochissime altre regioni vitivinicole del mondo possono offrire. Quindi è anche un motivo di grande orgoglio per noi, perché vai appunto dalla viticoltura dell'Etna, che è il vulcano più alto e attivo d'Europa, fino alle coste del Marsalese o all'isola di Pantelleria o all'interno, come può essere Contessentellina o tante altre zone molto vocate che abbiamo in Sicilia. Quindi questa grande diversità di territori, microclimi, per cui ecco è difficile parlare dell'andamento di un'annata in generale in Sicilia, e poi anche di vitigni, un patrimonio di vitigni che ha pochi paragoni in giro per il mondo. Abbiamo almeno una cinquantina di vitigni autoctoni presenti, anche se poi quelli che ci risuonano di più nelle orecchie sono una decina, però il patrimonio è molto ampio. E pensate a cosa poteva essere prima della fillossera, perché oggi noi stiamo vivendo una pandemia e quindi un virus che attacca l'uomo, ma anche le specie vegetali hanno conosciuto queste catastrofi, la xylella in epoca recente, ma alla fine dell'Ottocento la fillossera ha distrutto il patrimonio viticolo pressoché di tutta l'Europa. Mentre in territori vulcanici come l'Etna, la fillossera non riesce a essere devastante come nei terreni più compatti, e quindi è interessante sapere che ci sono delle vigne molto vecchie perché sono, per esempio, sopravvissute proprio alla fillossera. Tra le caratteristiche che accrescono l'interesse e il pregio della produzione dell'Etna c'è anche proprio l'età delle vigne. Molte vigne, anche noi ne abbiamo parecchie, sono a piede franco, cioè ancora pre-fillossera, non innestate come invece oggi sono tutti i vigneti pressoché del mondo, e questo è un patrimonio di biodiversità molto interessante che l'Etna può vantare. Anche un po' Pantelleria, come tu, Maurizio, sai, perché le hai viste le vigne vecchie di Pantelleria pre-fillossera, solo che a Pantelleria, per, non per caso, la fillossera è arrivata con 50 anni di ritardo
quindi negli anni 30 del Novecento, perché era isolata, ma magari ne parleremo in un'altra occasione con il parlando di Pantelleria. Baldo, come sai, cioè come non sai, io cerco sempre di portarvi fuori percorso, no? Intanto stavo facendo un'osservazione, Maurizio Valeriani, che io mi gioco bene il fatto di chiamarmi Maurizio, perché quando dicono Maurizio come tu ben sai, io ne esco alla grande, si riferiscono a te, ma io me la gioco tutta. Che volevo dire, Marco? Conviene anche a me. Ma insomma, no, ancora io troppa strada devo fare ancora. Marco, tu come la vedi? Che cosa senti? Cominci a sentire nel bicchiere? Supera questo ostacolo? Partiamo sulla degustazione, no? No, non sulla degustazione. Noi qua stiamo su un approccio molto più rilassato. Io per esempio vorrei anche dire una banalità. Scusami Marco, io la scatola del vino non riesco a buttarla, perché quasi arreda per quanto è bella. Dico la scatola del vino, cioè poi io vi pregherei di fermarvi un attimo anche sull'etichetta e su tutto l'approccio grafico di Donna Fugata, che questo non vuol dire mettere in secondo piano il vino, però è una cosa che è una dominante, Baldo, non so se sì, questo è quasi offensivo nei confronti del vino, però è una dominante. No, quindi la facciamo vedere, il vino è sul Vulcano Etna DOC Rosso, annata 2017, come vedete campeggia sull'etichetta questa donna che è un po' una divinità che si identifica con il vulcano, perché in effetti la gente dell'Etna chiama l'Etna a montagna, cioè la montagna, quindi la chiama al femminile, e noi abbiamo voluto rendere omaggio a questa femminilità dell'Etna, che poi è anche un po' il linguaggio fantastico e femminile della maggior parte delle etichette di Donna Fugata. E qui è trasformato appunto in una donna la cui chioma è data dalle eruzioni, dai lapilli, dai fumi cangianti di colore che dimostrano e ricordano quanto è attivo l'Etna, che finché erutta in sommità ci lascia abbastanza tranquilli. Quando invece incomincia a eruttare alle pendici, a quote più basse, lì diventa più pericoloso. Per esempio nel 1981, proprio a Randazzo, la lava che era iniziata a partire da quota 1300 metri sul livello del mare, poi si è avvicinata alla città, e quindi oggi vediamo le sciare, che sono questi accumuli di detriti dati dalle eruzioni, che sono proprio quasi in paese. Quindi questo ci ricorda quanto l'Etna riesce a essere davvero potente e un po' incute timore, anche se la gente dell'Etna ci convive da secoli. E il Nerello Mascalese è un vitigno identitario di questo territorio, insieme al Nerello Cappuccio, un altro vitigno a bacca nera, e al Carricante, che invece è la varietà a bacca bianca. Michele, tu il Nerello Mascalese lo conoscevi? Sì, è uno dei vini che mi piace, mi dà soddisfazione, perché sai, io sento una freschezza di fondo, pur essendo un rosso di 14 gradi, che ti dà la possibilità di abbinarlo non per forza a piatti pesanti. Io per esempio questo vino lo abbinerei tranquillamente a contorni, non so come dirti, l'abbinerei per esempio a dei funghi porcini fatti sulla piastra, pensa, nella mia immaginazione, perché c'ha questo sicuramente si sentono i fiori, sento le bacche, c'è un bellissimo naso, e poi al palato però senti anche l'Etna, senti anche la pietra, e perciò ti dà la possibilità di avere una freschezza in bocca che solitamente un vino a 14 gradi non ti regala. Poi io dico queste cose qua, che poi sembrano molto acculturate, ma insomma se sono giuste, è la mia sensazione. Vorrei anche un conforto dagli esperti, Marco, sì. Dai, tu sei sommelier, tutto sommato non ti puoi astenere, ma le confermi quello che dice Michele, insomma.
Ma a me piace molto la sapidità di questo vino, perché comunque questo connubio mare-montagna mi dà una sensazione forte, no? Pensare che è un vitigno di montagna, quindi coltivato sull'Etna, ma poi in una regione che è la Sicilia, che tutti pensano, se si pensa alla Sicilia si pensa al mare, quindi questo connubio mare-montagna lo rivedo pienamente nel bicchiere. La sapidità mi fa pensare al mare, ma anche ecco, a terreni calcarei, poi. Io la prima volta che ho bevuto Nerello sono rimasto folgorato, confesso. Mauro, senti una cosa, Mauro, secondo te c'è una zona di produzione di birra che può essere paragonata alla Sicilia, da un punto di vista proprio della varietà, della... La Sicilia. La Sicilia penso che sia imparagonabile con qualsiasi altra parte del mondo, e la zona etnea lo testimonia, perché Anche come per la avete birra? anche già detto, sì, allora, come avete già detto, è una zona incredibilmente interessante dal punto di vista ampelografico, geografico, dal punto di vista delle materie prime e della sensibilità. Tutto ciò che esce dalla Sicilia è artistico, e anche dal punto di vista birrario, devo dire, il panorama non cambia. Non cambia perché la Sicilia sta crescendo tantissimo, ormai è diventata una regione protagonista dal punto di vista birrario, sia per quanto riguarda le produzioni che per quanto riguarda festival, iniziative, coinvolgimento. Ormai tutti i birrifici italiani e non solo fanno a gara per andare nei festival più importanti di Catania e di Palermo, perché c'è tra l'altro un consumo eccezionale di birra, è una richiesta sempre crescente di birra di qualità. Quindi mi è venuto in mente, bevendo questo vino, un Italian Grey Pale di un birrificio che tra l'altro è lì in zona, è di Riposto, si chiama Birrificio dell'Etna, che fa un Italian Grey Pale con Nerello Mascalese. Tra l'altro non so quale utilizzi, francamente ho fatto una degustazione con questo vino ad un Vinitaly, mi sembra di 3-4 anni fa, ma francamente non mi ricordo quale base utilizzino. Per Italian Grey Pale parlo di uno stile, diciamo, riconosciuto come prettamente italiano dal BJCP, dall'Organismo di Riconoscimento Internazionale degli Stili Birrari, qualche anno fa, che mescola di fatto mosto di cereale, mosto d'orzo in particolar modo, ma non solo, frumento anche quant'altro, a mosto d'uva. Quindi viene utilizzata una percentuale tra il 5 e addirittura il 40% per alcuni produttori, questo mi sembra fosse su un 15-20% di Nerello, e devo dire che tutta la parte di speziatura, di arancia candita, di dolciume, di marzapane, di ciliegia marasca, mi ricorda e mi riporta a quell'esperienza. Mi riporta ad abbinamenti col pesce, con un pesce un po' grassottello, magari la sapidità di cui parlava Marco poccanzi è meravigliosamente evocata ad abbinamenti, secondo me, di questo genere. E un vino del genere mi riporta al D'Amuso, mi riporta a un momento di un pomeriggio assolato, però vissuto in un tra la frescura tipica delle case storiche siciliane, quindi tra queste mura ampie e questo fresco vero che sa di mare, ma sa anche di montagna, sa anche di sottobosco. È una ricchezza che si può trovare, secondo me, soltanto in prodotti che vengono dalla Sicilia. Ma Baldo, perché ci hai detto di metterlo un pochino in frigo, di raffreddarlo? Ma molto semplicemente perché siamo a maggio, dentro casa ci sono almeno a casa mia 21 gradi, quindi se noi prendessimo la bottiglia a temperatura ambiente, come si suol dire, risulterebbe un po' più calda del giusto.
e il calore, quindi la temperatura più alta di servizio, ovviamente influisce sulla percezione organolettica che abbiamo. Quindi se noi ipoteticamente servissimo lo stesso vino in tre bicchieri uguali, ma a tre temperature diverse, ci sembrerebbe un po' che fossero tre vini diversi. E questo ci aiuterebbe a capire quanto la temperatura incide. Quindi, se lo serviamo troppo caldo, in questo caso ci sarebbe sembrato anche un po' più alcolico di quello che è, o magari non avremmo apprezzato l'acidità, quella che Michele chiamava appunto la freschezza. E quindi, a mio parere, se rinfrescarlo un pochino, soprattutto nei rossi, soprattutto in primavera e in estate, aiuta molto a degustare il vino nelle condizioni migliori, per evitare che ci sembri o troppo alcolico se è molto caldo, o troppo tannico se fosse troppo freddo. Quindi una rinfrescata da frigorifero di mezz'ora, un'oretta, è sicuramente adeguata. Pensiamo anche al ristorante: non sempre hanno i ristoranti purtroppo una vetrina per mantenere i rossi alla temperatura corretta, e questo non sempre aiuta, ecco. Quindi se a casa possiamo, prima di berci una bottiglia di rosso in primavera o in estate, la rinfreschiamo un po', la possiamo apprezzare forse meglio. Michele, senti, ti volevo chiedere, ma se a Rugantino togliessimo la Romanella e gli mettessimo un Nerello Mascalese, secondo te sarebbe un cambio accettato? Sai, i vini romani sono prettamente bianchi, perché sono quelli dei Castelli, perciò la foglietta classica romana è un vino bianco semplice dei Castelli. Peraltro i Castelli adesso stanno facendo dei vini paurosi, sempre grazie all'amico Luca Maroni. Ho frequentato qualche degustazione in zona Frascati e è da brivido quello che riescono a fare. Perciò io sono molto contento che ci siano questi produttori di vino che si stiano spingendo alla ricerca di nuove sensazioni, perché anche da un vino semplice come può essere quello derivante dalle uve delle colline romane si può ottenere una qualità altissima. Mi fa piacere che poi ci sia questa curiosità di tentare anche nuovi assortimenti di uve. Una cosa che volevo domandare invece: il fatto che la vigna sia la pianta sia senza alcun innesto, perciò una pianta di una certa età, che cosa comporta? Che produca meno uva, oppure la quantità di uva è identica? Di solito le vigne vecchie sono meno produttive e nell'essere meno produttive e nell'avere anche una quantità proprio di legno che contiene le riserve di amido, di solito corrisponde anche ad una migliore maturazione delle uve. Quindi da un punto di vista produttivo-quantitativo rappresentano un po' un sacrificio rispetto a quello che potrebbero produrre delle piante giovani, però rappresentano un patrimonio di biodiversità e spesso anche di qualità nella maturazione delle uve al quale non vogliamo rinunciare, dove per maturazione intendiamo sia quella in termini proprio di zuccheri che anche quella in termini fenolici, cioè di come il tannino può risultare ben polimerizzato e fine, cosa che in un vino rosso è molto importante, perché altrimenti abbiamo dei vini che sono astringenti, un po' verdi, un po' ruvidi, e che pensiamo possano evolvere forse un giorno in qualcosa di più pronto, e poi magari invece rimangono sempre un po' così aggressivi. Quindi sono parametri. Questo fa anche la botte? Fa anche il legno? Questo sì, fa anche legno. E quindi il processo di maturazione in legno aiuta e favorisce la polimerizzazione dei tannini, quindi ad avere dei tannini poi più fini e ben integrati. Però la grande differenza è quello che avviene in pianta, e quindi quanto questi tannini presenti nell'uva riescono ad essere ben maturi. E anche alla scelta poi dell'epoca di raccolta che fa il produttore con i suoi agronomi, perché se tu raccogli l'uva che non è perfettamente matura ce l'avrai un po' più verde, e se invece la raccogli troppo matura perderai dei profumi in termini di finezza e di componente fruttata, e quindi è sempre un carpe diem che è poi la sfida dell'agronomo e dei suoi collaboratori.
Baldo, senti, una curiosità, ma c'è concorrenza fra vino e birra o sono due mercati nettamente separati? Ma allora, in termini... sì, se posso... Ecco, avevo capito che mi avevi dato sì, la parola. Baldo, ho chiesto sì, a Baldo. Allora, poi sentiamo termini, Mauro. Allora, se guardi i grandissimi numeri, quelli che guarda, che ne so, la Heineken piuttosto che la Constellation Brands americana che fa vino, allora sì, loro ragionano in termini di concorrenza. Per un produttore di vino di qualità, io non bisognerei mai di pensare che un produttore artigianale di birra mi fa concorrenza, perché piuttosto lo vedo come un alleato nella promozione di gusti e produzioni di pregio. Quindi che ben venga quello, che ben venga il produttore di formaggi o di salumi che puntano a produzioni tipiche, pregiate e che recuperano tradizioni importanti ma anche innovano. Quindi non vedo una concorrenza diretta in questa tipologia di prodotti. Sui grandi prodotti industriali, allora sì, probabilmente questi fenomeni ci sono. Però ecco, sono curioso di sentire cosa dice Mauro. No, Baldo, mi hai rubato la parola magica di bocca, che è alleato, alleanza, perché hai perfettamente ragione, sono assolutamente allineato, assolutamente d'accordo. È stucchevole, incredibilmente stucchevole, quando ci si inventa, molto spesso più per motivi, diciamo, giornalistici, per cercare di fare un po' di sensazione laddove non c'è assolutamente questa sorta di confronto, scontro tra vino e birra, assolutamente. Quando si parla di prodotti, tra l'altro fortemente territoriali, e nella birra si sta approfondendo, si sta rinforzando sempre più la sensibilità del territorio, dal punto di, e tutto ciò che chiaramente il vino ha sempre vissuto, anche la birra sta diventando ambasciatrice del proprio territorio. I birrifici artigianali, in particolar modo, chiaramente stanno cominciando a lavorare prodotti del territorio, non soltanto dal punto di vista dei cereali, ma anche dal punto di vista dei luppoli, che si stanno diffondendo sempre di più un po' in tutta Italia, ma anche dal punto di vista delle altre materie prime. Ci sono produttori siciliani, tanto per rimanere in zona, che utilizzano il Timilia, per esempio, fortemente caratterizzante dal punto di vista locale, che utilizzano le arance rosse di Sicilia nelle loro produzioni. Ma basta, per esempio, caratterizzare una blanche invece che con le scorze d'arancia amara di Curaçao, con scorze d'arancia siciliane, magari fatte essiccare per bene al sole della Sicilia. E chiaramente la birra recupera una parte importante del carattere territoriale della propria provenienza. Per cui da questo punto di vista vedo un'alleanza fondamentale, tra l'altro, per poter competere su mercati difficoltosi, importanti, internazionali, dove la provenienza, la territorialità e le specificità del territorio, il genius loci sostanzialmente, sono elementi fondamentali dal punto di vista commerciale. Maurizio, vogliamo dire qualcosa sul colore? Allora, il colore, questo colore è un colore chiaramente naturalmente scarico, adesso poi riverso un po' di vino nel bicchiere, nel frattempo l'ho finito. Naturalmente scarico, cioè l'Nerello Mascalese non è dotato di grande carica fenolica dal punto di vista appunto dei colori, ed è naturale che sia così. D'altronde i migliori vini al mondo sono poco colorati, insomma, il Pinot Nero, il Nebbiolo in Italia e così il Nerello Mascalese. Poi qui ormai in degustazione arrivano sempre più anche commenti su similitudini, no, dal punto di vista gustativo, proprio tra il Nebbiolo e il Nerello Mascalese, o anche con il Pinot Nero, anche per una serie di ragioni, climi anche molto vicini, nel senso sono climi continentali di fatto, perché in altezza il vulcano Etna ha un clima che di fatto è praticamente quasi continentale, e di conseguenza diciamo, sia per la carica fenolica poi dell'Nerello Mascalese, sia appunto per le caratteristiche climatiche, questi sono vini che giocano le loro carte, a mio avviso, su una grandissima eleganza, più che sulla
sulla potenza, quindi freschezza, succosità, mineralità, sapidità, ovviamente sono un po' le parole chiavi per quello che diciamo, è la mia opinione. tutto qui. Per la birra il discorso è un po' complicato, no? Io ovviamente sono meno esperto di Mauro, spero che le parole che dice Mauro si avverino, perché al momento io non ho, almeno i numeri mi sembra che non dicano che i cereali siano coltivati dalla gran parte dei produttori artigianali di birra, ma forse io ho dati che non sono veritieri, evidentemente. Ecco. Sentite, ma sto parlando di un percorso. Ah, ecco, allora, no, però è molto all'inizio. Guarda, considera che c'è tutta una filiera da costruire, cioè non è banale. Però d'accordo con te, me lo auguro, però al momento la mia opinione è che non c'è concorrenza, tornando al ragionamento, ma che ci sia molta differenza, perché in questo momento, a mio avviso, il termine terroir alla birra non si applica. Poi speriamo che si applicherà sempre di più, stando a quello che tu mi stai dicendo. Io me lo auguro fortemente, perché è un'altra leva per il Made in Italy. Chiaro, cioè, quindi questa è la mia opinione. Aldo, ma con tutta questa freschezza, se io volessi andare di là nel mio frigo, con qualcosa che ho a portata di mano e organizzarmi una merenda, perché siccome sono secco, questa è una grossa bugia, che cosa, tirami fuori un'idea così estemporanea per uno spuntino, per un abbinamento, uno spuntino con questo vino così non so cosa tieni tu di solito nel frigo, quindi tutto azzarda. Ma allora diciamo un formaggio media stagionatura sicuramente può andare bene. Non andrei su formaggi eccessivamente stagionati o piccanti o salati, perché lì quasi quasi ci vorrebbe un vino dolce. Né andrei su formaggi troppo freschi, come può essere la ricotta, perché lì magari bisognerebbe stare su dei vini bianchi o dei vini un po' più morbidi, non con il tannino che c'è comunque in questo rosso. Quindi direi un formaggio di media stagionatura. Oppure, dei salumi li vai un po', vai tranquillo, però la parte vegetariana è sicuramente importante. Magari non ce l'hai nel frigo pronti, però i funghi di cui parlava Michele, o una quiche, o qualcosa, ecco, che si può, una torta salata che si prepara e che poi spizzichi anche il giorno dopo, leggermente fredda, questo a base di verdure, ricotta, uova, questo può sicuramente andare molto bene. Diciamo che è un vino decisamente versatile, escluderei solo gli estremi, cioè di robe troppo delicate perché il vino potrebbe sovrastarle, o eccessivamente gustose perché il vino potrebbe un po' soffrirne. Ecco. Michele, senti, io ti faccio una domanda che tu non vorresti avere: quando ti rivedremo da qualche parte in scena? Al più presto, nel senso che sì, il Rugantino al Sistina, penso che abbiamo fatto la bocca al Rugantino, cioè proprio la bocca, sì, eravamo pronti. E diciamo che se si rifarà nel 2021 e sarà un... Tu quanti anni fa l'avevi già fatto Rugantino? Io l'ho fatto nel 2000-2001 con Sabrina Ferilli, con Mattioli e con Simona Marchini, e poi l'ho rifatto nel 2005 in giro per l'Italia, e là sono venuto a Catania, sono andato a Catania, siamo stati 2 settimane al Metropolitan, e poi dopo invece questa ripresa dopo 20 anni mi sarebbe piaciuta molto, e vabbè, comunque insomma stiamo fermi. Io spero che ci possa essere la possibilità di rifare del teatro all'aperto, che riavvicini un po' il pubblico al mondo teatrale, allo spettacolo dal vivo, e io ho fatto una richiesta al municipio a cui apparteniamo, perché c'era un bando e speriamo ci accolgano questa richiesta. Sarebbe carino poter far lavorare tanti artisti e tante maestranze che stanno ferme in questo momento. Sarebbe un modo per ricominciare. C'è da dire che anche il tuo Teatro 7 è molto attivo nell'arco dell'anno. No, per questo cioè, io ho tante persone che dipendono dal Teatro 7 e vorrei ricominciare a metterle in attività e anche a riabituare le persone a uscire
a una convivialità che sarà sempre garantita dalla distanza, dal fatto di stare all'aria aperta, però così le persone si ci sono ancora arene a Roma, mi viene in mente il Nuovo Sacher o arene su quello stile. Il Nuovo Sacher è il cinema di Nanni Moretti che aveva l'arena, ce ne sono a Roma che tu sappia? Beh, il cinema, quello che hanno fatto, l'America l'ha aperto, insomma, hanno preso una piazza di testaccio e l'hanno adibita a cinema e penso lo rifaranno poi quest'anno. Ma ci sono delle situazioni all'aperto, solo che Roma un po' ha frenato ultimamente con l'estate romana perché non davano sovvenzioni di alcun tipo, perciò tu avevi sulle spalle tue tutto il peso di dover gestire la situazione artistica con tutte le spese e gli incassi potevano essere relativi, non avevi neanche la sovvenzione per l'occupazione del suolo pubblico, faccio un esempio, allora un po' frenato, però l'estate romana funziona e potrebbe essere un buon modo per ricominciare. Io spero in questo e spero molto che con caldo sto virus se ne vada a far l'uovo. Sentite, allora io non vi vorrei trattenere ulteriormente. Baldo, io volevo ringraziarti. Io, grazie a te. Quando c'è Nerello sono sempre, ho la gioia interiore. E ringrazio. Qualche altra volta possiamo assaggiare anche altri vini dell'Etna. Perché produciamo anche il bianco, produciamo un rosato da Nerello Mascalese e poi un cru che è il... Baldo, ti posso dire una cosa, questa affermazione che tu stai facendo è molto pericolosa, perché senza fare nomi a qualcuno qui dentro arriverà una cena col delivery, a qualcun altro è partito un circuito virtuoso di persone che producono come chi si è offerto di fare il gelato utilizzando Marsala, quindi è successo di tutto, quindi attenzione a cosa dici, perché qui io poi registro e metto nero su bianco. Dico bene Michele, poi tu sei la spalla su sta cosa, quindi attenzione. Mauro, tu vuoi dire qualcosa? Perché guarda, incastriamo pure te, hai detto birre artigianali, te sei incastrato meglio. Mi faccio incastrare, lo sai, molto molto volentieri. Mi verrebbe da dire semplicemente che mi è venuta una gran voglia di andarmi a tagliare e lo farò subito. 4-5 fette di capocollo di Martina Franca, ce l'ho di un produttore veramente in gamba, 2 fette di Lariano e ce l'ho e viene fuori una merenda veramente spaziale. Per cui lo farò subito. E comunque incastrami quando vuoi con le birre, sono molto molto contento. Gli incastri sono spontanei, quindi chi si vuole incastrare manda un WhatsAppini e io faccio un delivery per conto terzi. Che volevo dire? Niente, io volevo ringraziare. Marco, se questa connessione è funzionata bene, c'è anche qualcosa di tuo su questa connessione? Su questa no, però su qualche altra. Tante altre sì, bene. Ragazzi, allora vi ringrazio, grazie. Ce ne andiamo grazie con un colore bello nel bicchiere, un colore bello nella bottiglia e la scatola che non riesco ancora a smontare perché comunque mi fa arredamento per tutti i colori che ho visto qui e ho trovato giù insieme ai profumi, ok? Grazie a tutti, grazie. Alla salute, a presto. Alla salute, a presto. Ciao. Ciao, grazie. A tutti.